1936, solo io. Finalmente siamo tornati qui sul mio canale a parlare delle disavventure del mio Pescara, del mio delfino, dei colori bianco-azzurri. Quarto risultato utile consecutivo in campionato, terza vittoria. Abbiamo vinto anche sul campo del Montevarchi. Aquila Montevarchi 1, Pescara 2. Questa volta l'abbiamo risolta all'88esimo. Siamo tutti belli, felici, siamo felicissimi, come vedete. Stasera abbiamo messo nuova location, stiamo attrezzando, come vedete siamo sempre più in ambito calcistico, qualcosa di più carino per il canale, quindi spero che lo possiate apprezzare. Quindi vi raccomando, signori, un bel pollicione in su, supportatemi se ancora l'avete fatto, iscrivetevi qui sotto sul mio canale, attivate la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche quando carico nuovi video. Vi ricordo il mio gruppo Facebook Pescaresi Convinti, il gruppo tifosi biancazzurri sulla piattaforma di Zuckerberg, il mio Instagram, vi ricordo il gruppo Serie Chat Girone A e B per parlare con tutti gli altri tifosi delle squadre che compongono i gironi della Serie C, e qui sotto in descrizione trovate sempre il link dei miei amici youtuber che fanno i video per le loro squadre, fortunati loro che sono in Serie B o addirittura anche in Serie A, come la Salernitana e la pagina Salernitani fuori sede di Paolo, che io saluto. Prima di andare a parlare di Montevarchi Pescara, voglio salutare un ragazzo che mi segue assiduamente da Roma, Fabrizio. Io ti saluto, ti mando un grandissimo bacio, spero di incontrarti presto se tornerai qui a Pescara, ci vedremo. Grazie per vedere sempre i miei video, andiamo a parlare di Montevarchi Pescara. Prima però, sigla! Eccoci pronti per andare a vedere ciò che è accaduto la scorsa settimana in Montevarchi Pescara. Ci sono state delle novità in casa biancazzurra, hanno fatto il loro debutto in campionato sia il Lanes che Ingrosso che poi uscirà perché si è fatto male a una spalla a quanto pare. A centrocampo c'è stato il debutto di Rizzo titolare, visto che Pompetti aveva degli acciacchi. Sulla destra è stato presentato Cancellotti e non Zappella, a sinistra c'è stato il rientro di Zita e in attacco la conferma di Galano sul versante destro, e come centravanti abbiamo avuto per la prima volta da titolare il nostro Rauti. A sinistra abbiamo Dursi, che oramai avete imparato a conoscere, che ha siglato anche il suo primo gol nella partita di Coppa Italia infrasettimanale contro il Grosseto. Ma andiamo a parlare di questa partita contro il Montevarchi. Prima andiamo a dire le formazioni. Allora, il Montevarchi, ragazzi, in campo con il 3-4-1-2. Il mister del Montevarchi, Malotti, che non è che è Gattuso, di più, è veramente un cagnaccio rognoso che dà fastidio. Comunque
lo dimostra il fatto che il Montevarchi sia una delle squadre più forti di questo girone. Rinaldi in porta, in difesa abbiamo Tozzolo, Hashi e Bassano, a centrocampo Barranca a sinistra, Lischi a destra, che poi sarà il marcatore del momentaneo pareggio del Montevarchi, Mercati e Amatucci, il capitano che è stato uno dei migliori di questa partita, Carpani dietro le due punte, Iallo e Gambale, che nel primo tempo ci ha fatto veramente male. Andiamo a parlare del Pescara. 3-4-3 solito da parte di raga, di Autieri. Mi sto per strozzare. Con Di Gennaro in porta, Ingrosso, Drudi e Illanes in difesa, centrocampo con Cancellotti a destra, Nzita a sinistra, Rizzo e Memushai, coppia di centrali al centrocampo, in attacco Rauti supportato da Galano e Dursi. Pronti via, raga, ve lo dico subito, il Montevarchi ci ha aggrediti alti, non ci ha fatto giocare, non ci ha fatto ragionare, siamo stati subito messi sotto da parte loro sia a livello agonistico, che del ritmo, il Pescara non riusciva a trovare mai il ritmo giusto per andare a prendere le seconde palle. Pronti via, subito azione dopo 17 secondi, è stato bravo Di Gennaro a sventare la minaccia, c'è stata un'occasione per loro sempre con Gambale lanciato in profondità, ha preso il tempo a Illanes e subito il nostro Di Gennaro è uscito e ha fatto veramente un grande intervento perché si sarebbe trovato a tu per tu con l'attaccante avversario del Montevarchi. C'è stato un tiro di Amatucci, tre quarti campo, batti e ribatti, un po' di rimpallini, alla fine la palla l'ha presa lui, tiro di sinistro sul palo lungo, la palla scheggia il palo e siamo stati fortunati, e c'è stato anche un altro tiro di Gambale che di poco è uscito veramente di tanto dal palo. In pratica il Pescara nel primo tempo non ha fatto mai nessun tiro in porta e nessun'azione degna di nota, siamo veramente in primo tempo sottotono da parte dei biancazzurri che mai mi sarei aspettato, e come al solito, quando meno te l'aspetti, poi passi anche in vantaggio. È il 40, il 40esimo, diciamo 42esimo, punizione dal limite presa da Galano. Memushai tira in porta la punizione e insacca il povero portiere del Montevarchi Rinaldi, che secondo me poteva fare anche qualcosina di più, eh. Ok, quindi Pescara in vantaggio 1-0, ripresa, ti aspetti un Montevarchi che viene subito ad aggredire ancora il Pescara per tentare di rimettere in piedi la partita, invece no, questo è il secondo tempo, poi come vedete come cambia il calcio, poi secondo tempo il Pescara è tutta un'altra musica, ha sfiorato più volte il raddoppio, ci è andato vicino Dursi con un incursione solitaria appena entrato in area, la calciata di poco alta sopra la traversa di sinistro poteva essere il 2 a 0. Abbiamo avuto un'altra occasione, una con Nzita che ha calciato di destro fuori, c'è stata un'altra occasione importante, quella dove con un'azione manovrata alla fine abbiamo sfiorato il gol, che è stata brava però la difesa del Montevarchi a sventare una situazione ingarbugliata per loro. Quando ti aspetti, dicevo, il 2-0 del Pescara, arriva il loro gol da un cross dalla sinistra di Intinacelli, che con una finta messo a sedere Ianes, e qui, ahimè, secondo me il nostro difensore non doveva scivolare in quel modo. Infatti, è scivolato e si è fatto superare dall'esterno sinistro che era subentrato a Barranca. Parlo di Iatinicelli, cross in mezzo, e sul secondo palo è stato lasciato da solo Lischi con Nzita che stava bello che dormendo. E ci siamo fatti infilzare un'altra volta. 1-1 la partita. Qui il Pescara ha reagito. Abbiamo cominciato un po' a prendere le redini del gioco. Abbiamo pressato loro nella loro metà campo. Azione insistita. Qui Iannes si fa perdonare. Salta l'uomo sulla destra dal limite del campo, cross in mezzo sul secondo palo, si avventano De Marchi e Frascatore, che era subentrato. Frascatore poi dirà che il gol è suo e non di De Marchi, anche se tutte le testate social hanno dato il gol a De Marchi. C'è stato un po' un rebus, il gol fosse dell'attaccante biancazzurro dell'esterno, invece no, secondo gol per Frascatore che di testa insacca la porta difesa da Rinaldi, e l'88esimo, e il Pescara la vince 2-1. È stata una vittoria
sudatissima. Questo ci fa capire che ogni partita ha la sua storia in Serie B, non è nulla, nulla, nulla scontato. Io credo che questa sia la Serie C, ovvero nessuno ti regala niente, quindi le partite te le devi sudare, devi lottare. Il Pescara al momento è una squadra che sta dimostrando che ha delle qualità, perché comunque non molliamo mai, riusciamo sempre a tentare di chiudere la partita tenendo il pallino del gioco quando dobbiamo andare a riprendere il risultato, oppure dobbiamo fare il risultato come in questa occasione. Unica pecca, becchiamo sempre gol. È vero che abbiamo una media di 2 gol a partita, stiamo facendo, però abbiamo anche una media di gol subiti di 1 a partita. Dobbiamo migliorare soprattutto alcune fasi di gestione della gara, soprattutto quando abbiamo la gara che sembra che sia in controllo, invece non lo è. Da un momento all'altro ci addormentiamo e becchiamo gol stupidi. Non è la prima volta che becchiamo gol con il cross e arriva il gol sul secondo palo, ma d'altronde anche noi facciamo gol così, molte volte abbiamo fatto i gol dalla fascia, cross sul secondo palo, abbiamo segnato, quindi non possiamo lamentarci. Per me questa squadra è una squadra che ha margini di miglioramento notevoli, è una squadra che comunque gioca poco, cioè gioca da poco insieme, quindi tutti si devono un po' conoscere, penso che qualcuno sia più in condizione di qualcun altro, quindi nel momento in cui tutti avranno più o meno lo stesso ritmo e lo stesso fiato, io credo che questa sia una squadra che, se non vincerà il campionato in maniera diretta, siamo lì vicino. Per il momento altre squadre stanno deludendo, il Modena mi sta deludendo, la Reggiana pure mi sta deludendo, anche un po' l'Entella, quindi non ho visto squadre al momento che siano di pari livello del Pescara. È vero, noi siamo una squadra che tecnicamente siamo superiori agli altri, però come ha detto mister Uteri, ci dobbiamo calare nella parte e dobbiamo capire che stiamo in Serie C, quindi ci vuole fame, ci vuole voglia, ci vuole corsa e ci vuole soprattutto testa e cuore per vincere le partite. Per il momento le stiamo vincendo, stiamo giochicchiando anche abbastanza bene, non ci possiamo lamentare, dobbiamo semplicemente prendere un po' le distanze, capire un po' gli attimi della partita, di gestione della partita. Dobbiamo registrarci, ecco, nel momento in cui il Pescara si registrerà, credo che il campionato andrà a gonfie vele. Non c'è altro da aggiungere. Abbiamo visto, le partite sono tutte difficili. Il Montevarchi era un primo ostacolo, diciamo ostico. Adesso giocheremo con la Vispesaro, poi cominceremo un trittico di partite. Ho detto che mese di ottobre abbiamo tutti scontri diretti, Reggiana, Cesena, Modena, Entella, quindi ci sarà da divertirsi. Questo sarà il primo step di partite che dirà se il Pescara veramente potrà essere l'ammazza campionato come è stato lo scorso anno la Ternana nel girone B, e quest'anno potremmo ripetere le stesse orme della squadra umbra. Che dire, signori, io vi saluto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate voi di questa partita e del Pescara, se potrà essere una delle squadre che andrà a dominare questo campionato. Vi ricordo, pollicione in su, iscrivetevi se ancora l'avete fatto, attivate la campanellina, ci vediamo nei prossimi video, sempre buon calcio a tutti e forza Pescara, ciao!